c'è tutto. Il pass, il pass. Si può iniziare? Si va a San Siro. Tec! Si parte da Brusuglio di Cormano, residenza estiva di Alessandro Manzoni. Si controlla il tempo di arrivo, se ci sono chiaramente incidenti così, tac, strade alternative, massimo tempo d'arrivo deve essere un quarto d'ora. Quando vado a San Siro ho un'ansia che è, arriverò in tempo, perché non posso arrivare in ritardo. Beh, questo in assoluto, cioè ogni milanese non può arrivare in ritardo. Io definisco sempre lo stadio come un drago con la carie. Se tu lo sai cavalcare è tipo Fortuna Drago, no? Never in the story, ti porta in giro dove vuoi. Se invece gli tocchi la carie ti incenerisce in un secondo. Il battesimo fu più verso l'incenerimento che il drago. E mi ricordo perfettamente la sensazione di leggere, aspettare che il pubblico rispondesse e la paura di perdere il filo, no? Il numero dietro l'altro, la paura è guardare il maxi schermo, ritornare sul foglio e sbagliare il nome. Quindi è una esperienza che rivivo costantemente, anche il tremolio della mano, ogni volta, quella volta lì quando finì mi tremava forte la mano e ogni volta che finisco mi emoziono ancora. Benvenuti nella casa del Milan! Con questa enfasi lirica, perché mio nonno era un cantante lirico, milanista, è lui che devo l'amore per questa squadra, Mario Galli. E quindi pensai, vabbè, cito il nonno utilizzando un po'. È uscito un pochino più tamarro di un baritono, eh? Guardate, arrivo a San Siro e si illumina d'immenso. Adesso qua è come... praticamente è la mia slot machine, no? Ogni volta mi faranno entrare o non mi faranno entrare, lo svegliamo insieme ora. Attenzione! E ale! Anche oggi the winner is Lanzoni! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Va bene ragazzi, da ora in poi non si scherza più. Signori, buongiorno. Freddissimo e spero che i ragazzi siano caldissimi. Per forza. Per forza. Per forza. Vi lascio lavorare, loro sì che lavorano sul calcio, andiamo via. Ci vediamo dopo, grazie, ciao. Grazie. Cioè ogni volta è un tuffo al cuore comunque, eh? Ciao. Ciao, ciao. Lanzoni. E qui si arriva, buongiorno, buongiorno, nella cabina di regia. Signori. Siete online! Musica di Simo, quando parte la musica sai che siamo al top. Quindi a me va benissimo. Adesso è bello perché da una parte sento tutto quello che succede in regia e dall'altro orecchio sento quello che succede intorno a me. Ah, vi voglio presentare l'altra anima di tutto lo stadio, cioè le formazioni. Simo J di Radio 105, lo vedete? Simo, parte il mio audio fra 10 secondi, col tuo permesso, ovviamente. Ci mancherebbe, quando vuoi, sai che... Una cosa che faccio, che conviene sempre fare, è mettere le pause. Tifosi rossoneri, pausa. Il Milan mi aspetta nuovamente da San Siro per la puntata 1-4 in Coppa Italia. Ci vediamo il prossimo anno per la sfida contro il Torino. Lo devo leggere alla fine del video? Certo, Gigio. Prossimo appuntamento fra 30 secondi, match program. Sì, solo questo? A seguire Fondazione dopo il video. Avvisami quando. Quando vuoi. Aperto Gegio. Tifosi rossoneri, anche oggi online, match program digitale Forza Milan. Ed ecco, con l'arrivo del Pulma e l'arrivo dei nostri calciatori, diamo il benvenuto ufficiale a tutti voi. San Siro, il match di oggi, Milan-Udinese. Ci abbiamo il tempo per un cafferino, regia? Sì, porto il microfono. Hai 8 minuti. Buongiorno, buongiorno. Cafferino? Danno rimando i portieri? Ragazzi, prepariamoci per i portieri. Ok. Ok, prepariamoci. Okay. Siamo. Partiamo con la musica quando sono a metà nel tunnel. Adesso vedete che sbucano dal tunnel. Sì. Ora. Vai.
Adesso sono quasi fuori dal tunnel. No, vai, di a Gigio di annunciarli. Stadio di San Siro. No, aspetta. Aperto. Adesso stanno uscendo. Stadio di San Siro. Accogliamo i nostri portieri. Perfetto. Inizia davvero. 3, 2, 1, vai. Vado col countdown. Sì. Vai, Gigio. Saremo una squadra di diavoli. Noi siamo il Mina! Chiuso Germano. Sgancio di intercom. Le formazioni. Udinese. Con il numero 1 Musso. 5 Ekong. Allenatore Luca Gotti. Ok, video preformazione. 20 secondi. Ok. 5, 4, 3, vai si 2. Aperto Gigio. Emirates presenta la formazione del Mina con il numero 99 Gigio, con il numero 13 il capitano Alessio, con il numero 21 Zlatan. Ieri, oggi, domani, sempre Mina! Chiuso Gigio. Non lo so, non lo so. Non l'hanno ancora fatto vedere. Com'è? Vediamo. Ah no, vediamo. Vediamo. Niente. Non lo so. Stava cadendo a terra. Sì, esatto. Secondo me è al limite, non è volontario. Illumina! San Siro con il numero 18! Ante! 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 Chiuso. Hai sentito che andava giù, Simo? Dai, dai! Dai, Andrea! Dai, Andrea! Oh! Chiudi! Vai Samuel! Sì! Oh, rigore! No, come non le vedo! Sì! Dai, inventa! Cosa c'è? Var! Cosa? È rigore? Regia? Stanno controllando. Dai, rigore questo o quello di prima? Stanno controllando, credo, la mano. Questo qua? Quindi l'hanno tirato giù? Cosa c'è? No! Niente. Grande Samuel! Vai, grande. Grande Zlatan, dai, così. Dovrebbe uscire il 12. Gol! Non l'ho visto! Fernando! Ancora Teo! Gol! Ancora lui!
tuffarti in mezzo anche tu. Cambio per il Milan. Esce col numero 7 Samuel Castillejo. Entra col numero 33 Rade Krunic. Fischia la fine, Pairetto. Fischia la fine. Sì! Metti Simo, inno, Simo. Simo, inno, basso, ma mettilo. Parto difficile. Che figo. Ah, vincerai, non ti lascio. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale. Figata. Oh. E questo è quello che succede. A volte si vince, come oggi, a volte si pareggia, qualche volta si perde. Ma l'entusiasmo, l'energia, vuol dire il fascino di questo lavoro rimane costante. Riesco, come avete sentito e visto, perché c'è un team dietro di me che mi coordina, mi fa gli assist, poi io cerco di fare il possibile. Per me è stato un grande piacere e io vi rivolgo qua, visto il risultato di oggi, tutte le domeniche. Grazie a voi e come sempre, forza Milan! Tanto la voce torna.